Questa è la storia di una casa dove non entra mai il sole, dove non si odono gridolini di gioia o scoppi di risate, ma solo e sempre pianti disperati, urla di terrore e di dolore, implorazioni di pietà, rumori di piatti rotti. È la storia di tre bambini che recano sugli esili corpi segni di orribili maltrattamenti, solo botte, tante botte e rimproveri e reazioni di fastidio, quasi fossero un peso di cui liberarsi. Un impegno troppo gravoso per coloro che avrebbero dovuto prendersene cura. In quella casa buia e disadorna, in una domenica di fine gennaio, due di quei bambini saranno massacrati a calci, pugni, morsi, colpi di bastone, sotto lo sguardo della mamma che nulla farà per sottrarli a quella furia. Giuseppe morirà dopo aver agonizzato per ore senza che nessuno gli prestasse soccorso. È il prevedibile esito di una tragedia annunciata e che si consuma anche grazie all'inerzia di altri adulti. Parlo delle maestre, che hanno girato la faccia da un'altra parte per non vedere lividi e ferite e che si sono tappate le orecchie per non sentire le richieste di aiuto.